Non so se conoscete la favola di Fedro. Le rane chiedono un re. Fedro è un favolista del tempo di Augusto e scrisse le sue favole in latino, che erano gioia e tormento di noi ragazzi di seconda media che eravamo condannati a tradurre le favole di Fedro. Una di queste favole diceva così, che le rane, essendo, diciamo, un esercito numeroso e disordinato, chiesero a Giove, il re degli dèi, un re. E allora Giove mandò come re un palo, una trave, che appena arrivò in mezzo alla laguna dove c'erano le rane, fece il rumore, puff, e poi stette fermo e non né metteva ordine, né dava ordini, né si muoveva, né ascoltava, niente. Completamente inerte. Per cui le rane si lamentarono con Giove. Chi ci ha mandato come re? Una cosa inutile. Vogliamo un altro re. E allora Giove mandò come re un serpente, il quale si divorò le rane una per una. La favola di Fedro, che poi è stata ripresa dal poeta del 1800 Giuseppe Giusti con una poesia intitolata Il re Travicello, che era dedicata per lo più a un re dell'epoca, forse il re di Napoli, il re Franceschello, che era una cosa inutile. E il significato della favola consiste in questo, che chi sta al comando o è una cosa inutile che ne coglie, ne fa cogliere, e lascia tutto com'è, e ce ne sono tanti, sindaci, presidenti di regione, anche ministri, che sono così. Oppure arriva qualcuno violento che distrugge tutto quello che c'è per comandare solo lui. Questa favola mi è venuta in mente quando ho ascoltato con voi la pagina di oggi del Libro dei Giudici. Per 200 anni Dio creava di volta in volta senza che ci fosse un re. Il re venne dopo, con Saulo, nell'anno 1000, ma Dio non fu contento che gli ebrei vollero un re. Comunque, venne dopo. Provvisoriamente, durante 200 anni, ci furono una quindicina, forse di più, di giudici che si succedevano l'uno all'altro per vincere le battaglie che era necessario vincere contro i nemici. Però durante questo periodo dei giudici sorse un uomo, un certo Abimelech, il quale salì su una montagna, radunò il popolo e disse: proclamatemi re e finalmente avremo pace in tutto il territorio. Invece un profeta, un certo Joatam, salì pure lui sul monte e raccontò al popolo una metafora, un apologo, diremmo meglio,
Vi racconto una storia. Gli alberi un giorno si radunarono e pregarono l'olivo. Dissero: vuoi diventare nostro re? E l'olivo rispose: io diventare re? Devo rinunziare all'olio che rende gioioso il volto degli uomini e degli dèi per diventare re? Assolutamente no. Gli alberi allora si rivolsero al fico: vuoi tu diventare re? Io devo rinunziare alla delizia e alla dolcezza del mio frutto che allieta il cuore degli uomini per diventare re? No. Si rivolsero allora alla vite gli alberi, e la vite disse: io devo rinunciare al mosto e al vino che allieta il cuore degli uomini? No. Allora si rivolsero al rovo. Sapete cos'è il rovo, no? È un cespuglio di spine che, se serve per raccogliere le more, è buono, ma se serve per starci dentro e tuffarci là dentro, assolutamente no. Raccontano gli storici che una volta San Benedetto, mentre nella conversione pregava e faceva penitenza, gli venne una tentazione. Cominciò a pensare insistentemente a una bella ragazza che aveva conosciuto quando faceva i suoi studi a Roma, e quella tentazione divenne un'ossessione. E allora San Benedetto, per vincere la tentazione, sapete cosa fece? Si spogliò nudo nudo e si tuffò dentro un cespuglio di rovi. Ne uscì sanguinante. Figuratevi se, mentre era sanguinante dietro la ferita del rovo, aveva voglia di pensare alla ragazza romana. La sudò. Invece si racconta di San Francesco, il quale, durante il periodo in cui già era convertito, fu tentato pure lui di farsi, non tentazioni carnali, ma di farsi una famiglia. E allora San Francesco niente fece. Siccome c'era la neve, costruì un popazzo di neve, mise al collo un foulard, mise, diciamo, nel petto del pupazzo che aveva creato due seni belli sistemati, e accanto al pupazzo donna fece, diciamo così, dei pupazzetti che stavano intorno a lei. Guardò e disse: questa è tua moglie e questi sono i tuoi figli. Si spogliò anche lui nudo nudo e disse: ora abbraccio a mia moglie. E abbracciò il pupazzo di neve, che era di ghiaccio naturalmente, e poi abbracciò anche i figlioletti uno dopo l'altro, e gli passò la tentazione. Andando al discorso di Abimelech, il rovo cosa disse agli altri alberi? Se volete farmi re, io sono disposto a diventare vostro re, però dovete rifugiarvi tutti dentro, diciamo, la mia ombra, altrimenti io faccio uscire da me un fuoco che vi divorerà. Qual è il significato profondo di questa allegoria? Che se gli uomini a volte vogliono un comandante, o, per utilizzare una frase cara per molti anni agli italiani, un duce, se lo creano, lo accettano, subiscono le sue angherie, però il duce, che sarebbe il rovo,
divora i suoi sudditi a uno, a uno, a uno. Ancora al giorno d'oggi c'è gente che ha molta ammirazione nei confronti di Mussolini. E purtroppo in Germania, in Austria, un poco anche in Polonia, c'è ancora gente che ha ammirazione niente meno per Hitler. L'umanità ha sempre una buona percentuale di gente o stupida o folle. Il rovo. L'insegnamento della Bibbia è un insegnamento di grande saggezza, che ha questo significato. Nessun uomo ha il diritto di dominare sugli altri uomini. Il principio della Bibbia è che gli uomini sono tutti uguali, e se qualcuno è necessario per reggere le sorti degli uomini, questo qualcuno, ci ha insegnato Gesù nel Vangelo, deve essere l'ultimo fra tutti e il servo di tutti. L'umanità sarà salva non quando sarà una umanità con nazioni come la Birmania, come il Brasile, come la Cina, come adesso anche l'Afghanistan, come è stata per 50 anni l'Albania, dove c'è uno che comanda e tutti come pecore ubbidiscono e calano la testa. Questo non è un principio della Bibbia. Il principio della Bibbia è che gli uomini sono tutti uguali, tutti fratelli, e se è necessario che qualcuno guidi, no, domini. Il dominio non fa parte di nessun tipo di mentalità della Bibbia, perché secondo gli insegnamenti della Bibbia il dominio appartiene a Dio. Solo a Dio l'onore e la gloria, e all'agnello. Gli altri, tutti fratelli, e se qualcuno vuole dirigere gli altri, deve essere quello che serve, che si mette a disposizione, che apre le sue braccia, che cura i bisogni e le ferite degli altri uomini. Il cammino dell'umanità verso questo tipo di mentalità, verso questo tipo di, come dire, di impostazione, è stato lungo, articolato e frastagliato. Anche anticamente c'erano pure le democrazie. La democrazia non è nata con il cristianesimo. La democrazia è nata ad Atene nel 400 avanti Cristo. Però ci furono molti inconvenienti, perché quando i cittadini si considerano tutti uguali, c'è sempre qualcuno che vuole essere più uguale degli altri e che vuole dominare gli altri. Per questo c'era un grande statista inglese, uno dei protagonisti della Seconda Guerra Mondiale, Marshall, di cui voi senz'altro avete sentito parlare, che ebbe a dire che la democrazia è il peggiore sistema politico che esista. Però non è stato scoperto uno migliore. Era un paradosso che lui ha detto, ma aveva la sua importanza. Vi porto l'ultimo esempio e poi concludiamo. C'è un sistema pure bello, quasi dolce, di governo, ed è quando a governare sono i saggi, che pacificamente vengono accettati per governare. Penso che alcuni di voi si ricorderanno della storia dei Romani. I Romani fino a Domiziano ebbero alcuni imperatori validi, alcuni folli e altri mediocri. L'ultimo imperatore folle fu Domiziano, che
era figlio, fu figlio di un grande uomo saggio, un certo Vespasiano, che però era un dominatore, non era un imperatore. Dopo Domiziano cominciò un periodo bello nell'impero romano, perché ci fu un imperatore saggio di origine spagnola che si chiamava Nerva. Nerva stabilì che mentre l'imperatore era ancora vivo si doveva mettere a fianco in tutto l'impero, che era grandissimo a quel tempo, un uomo saggio che quando moriva l'imperatore doveva succedergli. E Nerva scelse un altro spagnolo, Traiano, ci siamo, che governò per molti anni. Traiano a sua volta scelse un altro, mi pare pure spagnolo, che si chiamava Adriano, che governò saggiamente molto tempo. Adriano scelse Antonino Pio, che diciamo fu il periodo più splendido della storia dell'impero romano. Figuratevi che esistettero popoli che durante il periodo di Antonino Pio chiesero spontaneamente di fare parte dell'impero romano. Figuratevi che Antonino Pio creò anche una scuola, a quel tempo era impensabile, una scuola per ragazzi sotto le spese dello Stato, e la nominò col nome di sua moglie. Poi dopo Antonino Pio ci fu Marco Aurelio, un imperatore anche lui molto saggio. Con Marco Aurelio si ruppero però questa tradizione. Perché? Perché Marco Aurelio volle fare contento suo figlio, un certo Commodo. Cacchiò fuori il ricomero un po' essere e portò l'impero romano alla rovina. Gli storici dicono che Marco Aurelio fu un uomo, un imperatore molto saggio. Due errori fece. Primo, perseguitare i cristiani, e secondo, scegliere come imperatore suo figlio che non era completamente adatto a fare l'imperatore. Questo discorso ci insegna anche che quando bisogna, come dire, scegliere persone per una determinata responsabilità, non bisogna guardare né amicizie, né parentele, né legami, né favori, né altro. A governare devono essere i migliori. Questo vale anche nel campo evidentemente ecclesiastico. Intanto la Bibbia, con l'apologo di Joatam, che ci insegnò che i rovi non possono mai essere dominatori sugli alberi, ci insegna che chi è violento non può mai governare, può solo distruggere.